Buongiorno, buon sabato a tutti, benvenuti. Oggi vi accogliamo con grandissimo piacere Marco Buticchi. Il libro è questo, l'oro degli dei lontanesi, pronti ad accompagnarci in un'altra avventurosa cavalcata attraverso i secoli. Con lui ci sarà Mauro Donzelli, che salutiamo, bentornato alla giornalista di cinematografico. Le letture sono a cura di Beatrice Giudicchi. Grazie, buona presentazione. Salve a tutti, ben trovati, direi, molti fedeli che sono ancora anche a queste presentazioni. Il microfono funziona così, a onde. E insomma, cavalcata lungo i secoli, è una bella sintesi della situazione di introduzione, perché come al solito, insomma, Marco torna con l'ora degli dei a portarci indietro e soprattutto a movimentare le nostre giornate, ma le giornate non troppo al plurale, perché la dipendenza di questo libro, come sapete voi che siete dei lettori abituali, sì, che poi alla fine si può dare un giorno, mezzo, due, si tende a liberare un po' l'agenda, insomma, magari iniziare il venerdì sera. So voi, ma quanto è bello iniziare un libro il venerdì sera, sapendo che no, uno c'ha proprio la possibilità libero di andare avanti più o meno fino alla fine. Qui ecco, conferma, però da una parte è una lettura che spesso prevede pause, non so voi anche in questo caso, ma io la mappa, ce n'è una qui nel libro, però ti suggerisce il testo, ti fa un riferimento che hai voglia di aprire altre cose, di aprire nuove parentesi. Io credo che la bellezza poi di una lettura abituale come quella di Marco, con personaggi che ci sono ormai così affezionati, proprio quella di avere un orizzonte aperto, un po' come il suo amato mare, come il suo amato mare mediterraneo, come le sue amate imbarcazioni, l'idea di avere questo orizzonte che si apre, questi cassetti che aprono nuove curiosità, nuovi stimoli, perché in fondo la lettura è quello, no? È la curiosità non solo di raccontare storie, ma anche di sapere perché e cosa c'è dietro a queste storie. Quindi l'idea è sempre quella, e anche in questo caso devo dire, penso chi di voi l'ha letto e chi lo farà concorderà, penso, c'è sempre questo tentativo di andare a scoprire altre cose. Poi magari lo diremo, c'è anche qualche, come al solito, qualche trucchettino un po' malizioso, qualche cosa che sta lì, che ci stimola ancora di più, cultura generale, oppure echi del passato. Però è un passato sempre in cui c'è il piacere della narrazione, no? Diciamo prima di storie. Adesso si parla molto di storie, raccontare storie, narratore, cantastorie, sono termini che fino a un po' di tempo fa erano quasi visti come, no? Quasi come un disprezzo, cioè nel senso che quasi che fosse una letteratura minore, un racconto minore, vedeva, no? Questa seduzione quasi da fuoco di bivacco serale davanti al cammino. E invece in questo caso c'è proprio questo elemento nella sua narrazione, nelle sue storie, questo elemento che fa sì che sì, c'è lo svolgersi degli eventi, c'è la storia, ci sono personaggi famosi visti in carne e ossa, meglio in parole scritte su un libro, ma c'è sempre un elemento umano che è molto forte e che è questo che rende sempre attuale le storie, perché poi alla fine le pulsioni umane, i rapporti umani, le debolezze e le fascinazioni che rendono appunto noi umani così misteriosi sono sempre gli stessi. Quindi questa è una cosa che mi è sempre colpito, e anche qui in particolare ci sono dei bellissimi ritratti di figli e padri, di padri e figlie, in cui comunque, nonostante, voglio dire, la frenesia degli eventi, c'è sempre modo di ritrovarsi un attimo, di incrociare magari una parola, un riferimento, un sentimento che ci risuona dentro, che ci ricorda anche a noi figli, madri e dinamiche di questo genere. Sempre però con questo amore per il Mediterraneo. Questo Mediterraneo tante volte raccontato da Marco, tante volte testimone di eventi di ogni genere, di guerra, di tristezza, di disperazione. Insomma, questi ultimi anni non abbiamo molte conferme, anche oggi, che però rimane sempre questo elemento, rimane sempre questo luogo affascinante, perché Marco ce lo racconta sempre attraverso i suoi porti, le sue direttrici, i suoi legami, i suoi rapporti, ancora una volta i suoi orizzonti, che sono orizzonti che uniscono, non sono mai, no? Queste mura magari delle città poi alla fine vengono sempre violate, no? In qualche modo, violate da chi? Violate dagli esseri umani che hanno voglia però di
di trovare un luogo di comunicazione, un mezzo per comunicare. Quindi insomma, direi che l'Oro degli Dèi sicuramente non vi deluderà, queste parole sono solo così riflessioni gettate al vento. Direi ovviamente a questo punto di passare a una... vogliamo passare a lettura o no, io... fai una breve introduzione? Vai Marco. Buongiorno a tutti. Io lo so, però sempre definito un moderno cartastorico con un vantaggio senza l'obbligo di verosimiglianza. Pensate cosa vuol dire? Vuol dire tanto questo, il fatto che lo scrittore d'avventura non ha l'obbligo di dire la verità, ha l'obbligo di intrattenere, quindi di cantare la storia, intrattenendo, se poi la storia è vera o meno, le risponde l'autore. Però è vero che quando io incontro qualcuno mi dice, ma sai che poi io sono andato a schismolare e mi sono accorto che tante delle cose che tu dici sono vere. E questo accade perché io ho avuto una lezione quando ero un giovane autore in cerca di guai. Il mio editore che mi disse, nella storia bisogna essere rigorosi. Io questo rigore l'ho imparato non facendo mai dire a un personaggio storico una cosa che non ha detto, non facendo rispettare una cosa che non ha fatto. Perché altrimenti perde di verosimiglianza l'intero lavoro. E quindi la storia è il rigore e poi attorno alla storia gioca i miei personaggi. Non so se è un sintomo di anzianità, perché sono i miei anziani nel tempo colleghi, di quando giocavamo a vendere petrolio in giro per il mondo, che è un lavoro veramente esatto. E quindi però io avevo maggiore memoria. Adesso quando la direzione ha detto l'oro di vita, io non si chiama così, vuol dire che ora ho scritto troppo, poi comincio a bucare con l'amore. Aspetto che poi facciamo la cosa la degustazione a buio, poi rischi grossi. Una volta hanno fatto la pressione di coro che andai in questa piazza, c'erano due, arrivavo una e dice, sai, io lì non ho letto, io ragazzi, no, io l'ho scritto, ci penso io a parlare. Però la mia collega ha letto, arrivo una ragazzina, non sai niente, ecco la mia collega, lei sicuramente ha letto il libro. Allora lei, la figura se mi metto a leggere i libri che devo prestare. Dico, ma no, non vi preoccupate, ho scritto loro racconto di te, si faceva a buio, ma scusi, ma lei a pagina 137 dice Marino, perché non dice Marina? Questa è una cosa abbastanza drammatica. Beh, per raccontarvi, questo romanzo mi avvalgo, come sempre, delle letture della mia bambina più piccola, Beatrice, che non è più tanto piccola, e comunque adesso inizierà a leggere una prima lettura, io dalle sue letture partirò e vi racconterò bene. Non so se è a pagina 137. Buongiorno. A me basta finalmente fare quella vacanza che mi prometti da anni. Bene, allora andiamo al nord. Ti garantisco che la rassicurazione di Braille fu interrotta dallo squillo del telefono sulla plancia. È per lei, dottoressa Terracini, il dottor Marradesi da Roma, disse un membro dell'equipaggio porgendo l'apparecchio alla donna. Sara aveva fondato a Roma il Centro per la tutela e la salvaguardia del latte, un laboratorio che si avvaleva di tecnologie d'avanguardia per il recupero di antichi manufatti, la riciclazione di iscrizioni e il restauro di opere d'arte. Dal giorno del suo matrimonio con Oswald Braille, uomo di ridotta statura ma di ingegno fuori dal comune, la direzione del centro era passata a Tony Marradesi. Sara Terracini rimaneva però un punto di riferimento. Tony, che piacere sentirti, disse Sara. La voce lievemente inquieta rivelava il timore per il motivo della chiamata. Tony, come al solito, non si perse inconvenevoli. Tu sai chi era Giovanni Battista Titta Rusieri? Chiese Marradesi. Mi pare fosse un pittore figurativo dell'Ottocento, di buona tecnica se non ricordo male, rispose lei. Corretto, a inizio secolo fu ingaggiato proprio per le sue capacità e si trasferì ad Atene, dove divenne l'uomo di fiducia di Thomas Bruce, conte di Elgin. Qui Marradesi allentò l'esca per invitare la preda e Sara si lasciò catturare volentieri. Quel conte di Elgin. Come avete sentito, ritorno una volta di Sara che ci avevano abbandonato per un'avventura perché la loro nave in riparazione, che avevano voluto colpo nell'ultimo avanzo.
pensate che bello che potrebbe ripararle navi, farle andare a fondo o farle risorgere. Beh, ma soprattutto vorrei porre la vostra attenzione su quel ponte di Elgin. Thomas Bruce, settimo ponte di Elgin, è un uomo importante per l'Inghilterra, lui diventa parlamentare, però lui sceglie a un certo punto la carriera diplomatica e va a fare, sentite? Sì, va a fare l'ambasciatore presso la sublime porta d'Oriente, a Istanbul. Fare l'ambasciatore laggiù in quel momento vuol dire qualcosa di importante, perché in questa Europa sempre in guerra, tra Napoleone da un lato e il resto dell'Europa, inglesi in particolare dall'altro, l'Oriente rappresenta il lago della bilancia, l'Oriente ottomano. L'Oriente ottomano in quegli anni tiene Atene, che era recente. Atene non è più la città mirabile che era un tempo. Conta più o meno 20.000 abitanti, è molto scarpata. Pensate che le case non possono essere edificate più alte delle case dei turchi. Quindi rimangono tutte a casetta un piano, e vi è una grande povertà, il porto del Pireo è spoglio. A questo punto di Elgin riesce a fare ciò che lui ama, ovvero lui voleva catalogare e fare dei calchi delle bellezze del Partenone. Pensate che il Partenone dal nostro Capitan Morosini, veneziano, è stato bombardato qualche secolo prima ed è stato fatto saltare in aria, beccato con un proiettile in una cordeliera. La Acropoli era diventata una cittadella militare, ancora cittadella militare a quei tempi, e Partenone è partito in mille pezzi, e i greci sono andati via perché sono tutti questi pezzi per costruire la loro casetta povere e basse. E allora insomma il nostro ponte di Elgin riesce a farsi rilasciare dal sultano ottomano un firmano per un permesso per portare via dall'acropoli tutto ciò di cui lui ha bisogno. Basta che non gli affidi militare dall'acropoli tutto ciò di cui lui ha bisogno. Insomma, alla fine lui si compra un brigantino, questa nave si chiama Mentor, una nave di 50 metri, è armata, è un brigantino a palo, vuol dire che alle vele di prora dell'angolo di maestra quadrate e la vela di buffa alla trina latina. Ricompra questa nave che ha una capacità di storaggio appena sufficiente per contenere quelle 17 casse. Quelle 17 casse imbarcano tutte le meraviglie di un tempo che sono danni preziosi. Oggi vi potete vedere per disclusiva. Però per arrivare ci hanno fatto una vita difficile. Il brigantino salpa a poche miglia e affonda nell'isola di Cerino. Beatrice da domani. Il vento. Sì. È colpa mia, è solo io che non microfono bene. Però mi muoio l'opportunità di essarci. Il vento a quel punto stabilizzò la sua direzione, aumentando se mai fosse stato ancora possibile la sua forza. La nave tremava come un fuscello mossa dal maestrale. Il tratto tra il brigantino e la terraferma era breve, ma ugualmente nell'acqua si formavano delle piccole creste spumose. Eglen si era recato più volte a prora per controllare lo stato dell'ancoraggio. Pareva che l'ormeggio tenesse. Fu al ritorno di una delle sue puntate sul ponte che un rumore sordo e secco si propagò tra le ordinate dello scafo. Il comandante riconobbe subito l'istintiva sensazione di pericolo che quel suono insolito riusciva a comunicargli. Le due ancore erano posate sul fondale e formavano un angolo di circa 30 gradi tra loro. Lo scafo stava allineato lungo la bisettrice. Entrambe le cime erano in tensione, quando quella di dritta si sfilacciò per prima, spezzandosi con uno schiocco sordo. La nave scarrocciò a babordo, mettendo in forza critica la seconda cima d'ormeggio. In breve anche quella si ruppe, lasciando il brigantino in balia del vento di burrasca. Eglet percepì lo sbandamento, si precipitò sul ponte e lanciò un lungo grido d'allarme che risuonò all'interno della nave.
La seconda cima, che si spezzava, quasi lo colpì mentre stava guadagnando la coperta. La nave, preda della burrasca, diresse alla deriva verso un banco di scogli affiorante, compì mezzo giro su se stessa e puntò veloce verso le rocce. Egbert cercò di mettere mano alle manovre, ma non poté far altro che sorreggersi alla battagliora e aspettare l'inevitabile collisione. Tutto avvenne nell'arco di una manciata di secondi. Con la cosa poi tutta sola. Avete sentito questo brigantino parte e si becca una maestralata impressionante. Si rifugia in questa baia di San Nicolò, che è dominata da un castello, lo chiamano così, col K veneziano, ottagonale. In questa baia il brigantino spezza le cime delle ancore, va a vedere, sbatte contro un banco di scogli e affonda. A bordo ci sono 17 casse. Contengono le marmi del Partenone, almeno quelli, probabilmente contengono anche le marmi. Vedi che mi fai gestarci. Allora, contengono i marmi del Partenone, almeno quelli, forse contengono anche dell'altro. Ma siamo nel 1801, come si fa a recuperare sott'acqua a 20 metri di profondità un tesoro di simile valore? E ci provano con dei rampini, fanno un gran macello, spaccano una parte della nave, non riescono a tirarla su. E poi uno dice, ma perché non proviamo con i pescatori di spugne di Kalinos? Cosa? Sì, è gente che riesce ad andare giù fino a 30 metri in apnea a pescare le spugne, quindi potrebbero assicurare le casse e tirarle su. Insomma, con questi pescatori di spugne, dopo un'epopea che dura un anno e passa, riusciranno a recuperare tutte le 17 casse contenenti i marmi del Partenone, che vengono trafugati e portati al British. Ma c'era solo questo, sott'acqua. Ecco, questo punto torre lì. Perché ovviamente non vogliamo mai avere la lettura. Ha illuminato la perspettiva interessante. La parte San Niccolò, che accompagna una buona parte del libro e che è uno di quegli eventi di seduzione che dicevo prima, no? Che non voglio andare a cercare, adesso oggi è più facile, però c'è il punto, dicevo, vabbè, però è anche per farlo dire, no? Per leggerlo. E poi abbiamo parlato anche di un aspetto che è quello di Argenna che ottiene questa autorizzazione a portar via quella che è il simbolo della natura culturale storica stessa, no? di Atene. E quindi qui c'è anche un altro aspetto interessante, perché oggi si parla molto di un termine che è appropriazione culturale, si parla molto di restituzione dei beni culturali anche a Roma, anche in Italia, no? che non sono di provenienza italiana, oppure c'è la battuta, quella tipica, con i francesi, dateci la Gioconda, anche lì. Anche lì c'è, appunto, anche lì c'è una certa, come dire, diciamo, qualche vuoto di sceneggiatura storica, c'è, anche dice così. Però ti voglio dire qualcosa proprio su questo, perché tu giustamente dicevi era una terra diversa, e soprattutto è bello raccontare storie con gli occhi di oggi, ma anche, è anche importante però capire cosa succedeva all'epoca, no? Con sguardo anche del... Certo, il 30 di novembre però una conferenza contro il croce esperti mondiali, l'avvocato Calabi di Milano, in diritto dell'arte. E andremo proprio a parlare del è giusto restituire, è giusto ripretendere oppure no. Dunque, ogni cosa va secondo me inserita senza estremismi nel contesto storico che vive. Quindi il Partenone, canoneggiato da Morosini, è in mille pezzi. Gli ottomani di quei pezzi di marmo se ne fregano. E allora il fatto che Elgin si prenda e se li porti via è un salvatore della patria, santo cielo, nel contesto in cui vive. Nel contesto odierno non esistono più pressioni belligeranti. Giusto sarebbe forse riportare la proprietà, non dico l'oggetto per se stesso, ma riportare la proprietà al suo giusto padrone. Per me il fatto di smembrare il British Museum o smembrare il Museo Egizio di Torino sarebbe un peccato grosso tanto quanto il fatto di fregarsi. E quindi dire sì, va bene, io sono il British Museum, ho qui
i marmi di Elgin. Io sono nel museo di Torino, qui 100 mummie egizie. Beh, però sono tue, Egitto. In cambio ti do dei denari. Per me io ho accomodato l'uso che dura finché tu vorrai. E quindi questo sarebbe una cosa che sarebbe forse capre cavolo, senza andare agli eccessi, a ridarne la giocolla che ci sono eccessi. Direi che sì, insomma, quello sono più cose da stadio, la partita effettivamente. Però ecco, hai descritto appunto l'Atene di oggi, ma nel libro forse c'è il record di location, non lo so, insomma, almeno di location mediterranea, no? Però ce ne sono tante, e quindi volevo dirti qualcosa proprio su questo, cioè il divertimento che hai anche nel farci vedere una Neapolis che nasce, si sta iniziando a sviluppare, una Cartagine, ovviamente Siracusa, ovviamente Sparta e Atene. Qual è appunto la fascinazione per te di andare addirittura così tanto indietro, no? L'esempio dell'onnipotenza dell'autore, quello che abbiamo accennato qua, qui tu puoi uccidere, far vivere, far nascere, elencare posti, passare da un posto all'altro, eccolo il menestrello che suona la sua cifra, e racconta le cose come lui le vede, cercando di alzarsi il più possibile a come le vedevano allora. Cioè, il fatto che interessa a me non è il fatto che Muzio scivola, si bruci la mano nel braciere, ce l'hanno insegnato elementari quello. Nel braciere che cosa aveva? Che profumo c'era nell'aria, perché c'era un braciere? Ecco quello che mi interessa andare a capire. E riuscire a dare una spiegazione logica a quello che è stato ci insegna spesso e volentieri a capire meglio ciò che è. Quindi lo studio del passato, se avessero studiato il passato tanti potenti di oggi, questo monoteismo potente, perché un uomo solo gestisce un esercito, un attacco, questo monoteismo della potenza, se avessero studiato il passato forse farebbero molto meno castronerie oggi, perché ogni castroneria fatta comporta, come stiamo vedendo, degli atti infiniti. Per parlare però dell'antica Grecia vedo ancora aiuto alla mia giovane valletta. Valletta chi? Esatto, brava, rispondi. Città di Atene, V secolo a.C. La luna si fece attendere, annunciata da un lucore che divenne sempre più intenso nel cielo scuro della notte di agosto. Poi apparve, dapprima timida, facendosi sfolgorante e luminosa sopra la rocca illuminata dalle torce. La serata era calda, l'estate era inclemente. Quando la luna si liberò di ogni ombra, Pericle alzò le braccia e sulla folla radunata ai piedi dell'acropoli scese il silenzio. Barnaba guardò la dea. Come sempre gli capitava, rimase ammaliato dalle sue forme perfette, dallo sguardo che scrutava l'ignoto e dal suo atteggiamento marziale. Figlia aveva voluto disporre a terra alcune lamine di metallo lucido come uno specchio. Dovevano emettere bagliori di luce dal basso, animando la statua e dando maggiore risalto ai dettagli. Anche le fiamme delle torce, riflesse dai pannelli, facevano sì che il peplo della dea sembrasse muoversi. Gli ateniesi erano ancora incantati davanti a quell'inaudito splendore, quando tra le mille esclamazioni stupefatte dal pubblico si alzò una voce. Siamo al nocciolo. Dopo la distruzione dell'acropoli all'opera di Serse, Pericle, tiranno, quando ancora tiranno non voleva dire tiranno, Pericle, tiranno di Atene, affida alla figlia e ad altri anche la rimessa in piedi di questo mondo. La figlia si sbizzarrisce. Figlia è il più grande scultore di ogni tempo, uno dei più grandi scultori di ogni. Mi stupisce per la bellezza con cui adorna questo Partenone, ma quello non gli basta.
e all'interno del tempio gigantesco di Viceversa mettiamoci una bella statuetta. La statua è la statua di Atena, la dea Atena, che tiene in mano la dea Lichia, quindi quella che vedete svolazzante con le ali aperte. E la cosa bella è che la statua non è fatta di marmo, di pietra, è fatta d'oro e di formaggio. Avorio. Greggio di Fantina. È fatta d'oro e d'avorio. Pensate che per realizzare la statua sono stati necessari 1137 kg d'oro. Ammazza! Nel IV secolo avanti Cristo adesso è una quantità enorme. Ma appena finita la statua, o appena finita le statue, perché subito dopo Fidia va a fare la statua a Criso e Fantina di Zeus ad Olimpia, appena finite le statue, Fidia viene incolpato di essersi intascato l'oro. È un'accusa grave, è quella la voce che si vede. Ma con quell'oro, dice Ermippo, un compositore di Pericle, potevamo armare 1500 trileni. E quindi dice, ma l'oro è lì, quando abbiamo bisogno lo prendiamo. E mi comincia a dire dubbi, forse l'oro lì non c'è. Quindi è però purtroppo, che è l'unico che può saperlo, viene immediatamente incarcerato. E immaginatevi le carceri dei tempi che provano a essere distinti, il povero scultore muore tra mille tormenti. Beh, a quel punto è Pietro che quello che può sapere. Ma l'epidemia colpisce la città e Pietro muore anche lui subito dopo. Quindi dell'oro, 1101 tonnellata e rotti d'oro, non se ne sa più niente. Ma non è che davvero questi se lo sono infrattato per tirarlo fuori al momento opportuno, e se lo hanno nascosto lì è rimasto. E lì entra in ballo l'avide del scrittore che quell'oro lo fa indirizzare verso gli uomini di Corpegin che stanno rubando sul Parthenone. Beatrice? I due uomini avanzavano a passo spedito in direzione della baracca. Ru li riconobbe quasi subito. Durante uno dei loro appostamenti conoscibili, Eris glieli aveva indicati come i responsabili della spedizione inglese. Lusieri e Hunt congedarono la sentinella ed entrarono nel magazzino. Parlarono tra loro a voce bassa. Il capitano francese abbandonò il nascondiglio e si avvicinò alla baracca. Per fare luce all'interno, il pittore e il reverendo avevano aperto le finestre sul lato orientale. Serge si appiattì accanto a una di queste. Hunt rimosse il drappo che fasciava la metopa. «Avete ricopiato l'iscrizione, Lusieri?» chiese il reverendo. «Ricopiata fedelmente», rispose l'altro, che già brandiva scalpello e mazzuolo. «Allora procediamo con la cancellazione», disse Hunt. «Adesso nessuno saprà come arrivarci, nel caso ci sia un tesoro da qualche parte», disse Lusieri, dopo aver scalpellato con vigore per qualche minuto. Tra l'altro sul fatto che Fidia fosse nei grandi punti si è divertito proprio l'onnipotenza dello scrittore a mettere un testimone, un autorevole scultore successivo che lo conferma, non vediamo chi, perché vi lasciamo il gusto se non avete ancora letto il libro, però volevo dire qualcosa proprio su questo concetto di onnipotenza dello scrittore, perché io credo poi è bello vedere i personaggi reali, gli eventi reali, ma la bravura dell'onnipotente scrittore è quella di darci un punto d'ingresso, un punto di vista, cioè nei confronti di fatti magari noti, grandi eventi della storia o di grandi personaggi della storia, il tocco dello scrittore è quello di, da una parte l'onnipotenza di creare dei personaggi e dall'altra di vedere, proprio lui onnipotente sulle pagine che ha scritto, di vedere un personaggio che ha scritto interagire con un grande personaggio della storia o con un grande evento della storia, e in questo modo fa sì che noi lettori che magari potremmo essere un diminuto di video, magari ci vediamo un fatto che già conosciamo, un personaggio che conosciamo, ma vedere
un personaggio di finzione creato dal narratore che ci avvicina a quel grande evento e potrebbe metterci un po' di inquietudini, è quello che ci permette di entrare in questa storia. Quindi attraverso i vari Barnum, attraverso i vari Georgios, attraverso i vari personaggi che hai raccontato e inventato in questo libro, riusciamo ad assorbire ancora di più la magnificenza degli eventi e dei personaggi che racconti. Ci sono anche dei personaggi veri, questo il settimo conto di Elgin è sposato con Mary Nisbet. La famiglia Nisbet è una tra le più ricche famiglie d'Europa dell'epoca. La moglie è sempre incinta perché questo lord ha la fissa di avere più di un figlio maschio, soffre molto il mare, quindi per tornare da Istanbul in Inghilterra lui decide di scendere vicino a Roma. E a Roma lui scende perché sa che cosa fare, lui vuole incontrare Canova perché è convinto che quei marmi vadano restaurati. E quando porta un frammento di marmo a Canova del Partenone, Canova dice: ma lei è matto, ma mi scusi, ma lei vuole mettere mano dove sono state le mani di più grande del tempo? Io mi rifiuto. Cioè, va dai suoi conterranei a vedere se ci metto mano loro. E loro continuano per via terra finché non arrivano in Francia. Beh, un tal signor Napoleone dice: è meglio una spia di guerra messa al posto giusto di 20.000 uomini al fronte. Beh, mi chiederete come mai Napoleone, sicuramente un grande stratega, ma riusciva a capire sempre prima le mosse del nemico. Ma perché le sapeva? Perché per lui lo spionaggio è una cosa essenziale della battaglia. E per farlo si avvaleva di belle donne, perché era uno che sentiva fortemente il fascino femminile. Quindi Napoleone riesce ad arrivare prima degli altri in determinati punti. E uno dei punti importanti per Napoleone è catturare la storia del paese che io sono venuto. Provate a entrare al Louvre. Quante cose francesi vedete? Molte meno sicuramente di quelle italiane. Perché ha dei l'Italia venendo qua, così come hanno fatto i nazisti con le opere. È un male dei popoli. Non mi fai gesti, fammi gesti, come ti fa la signora. È un male dei popoli che sottomettono gli altri, quelle di conquistare anche la cultura. È la prima cosa che fanno, si riunono proprio della loro storia, come facevano gli indiani, si diceva, mangiando il cuore dei nemici. Si riappropria della loro storia, mi approprio anche della loro cultura. E così lasciano un popolo senza alcuna cultura. Ma non è solo Napoleone, pensate che Roma, no, Roma nostra, viene presa dai francesi napoleoni per un fatto che accade. Un generale viene accoppato dall'Octavius. L'Octavius è il braccio operativo. Beh, dopo la brutta figura che ha fatto il Mossad settimana scorsa, possiamo dire di uno dei servizi segreti più importanti al mondo. Ecco, pensateci un attimo, chi sa sempre i fatti nostri? I carabinieri sanno sempre i fatti nostri e i preti li andiamo a raccontare noi. E quindi pensate, il Vaticano che conosce tutti i fatti di ognuno. Nel Vaticano il servizio segreto, si chiama l'entità, ha un braccio operativo che si chiama Octavius, che ammazza questo generale, Napoleone si arrabbia come una bestia e prende Roma di conseguenza. L'Octavius si era regallito e quindi impedire agli inglesi anzitutto, a Napoleone in seconda battuta, che quei marmi arrivino in Inghilterra o peggio ancora a Parigi, è l'interesse principale. Quindi in questa piccola isoletta in mezzo al Mar Ionio si accende una sfida per i segreti, più importanti dell'epoca, e quindi è una lotta senza esclusione di colpi per tirare su questi marmi dal fondo del mare, e così va avanti. Ha finito, però ecco, adesso non so se il Vaticano leggeranno il libro, però no, pensavo, diamo gli occhi, magari qualcuno si ricorda l'immagine di Matteo Garrone che ha fatto del suo ultimo film col Papa che stava lì col televisorino,
tristezza, che ho preso più grande per il Papa, per vedere il film, perché qui comunque, insomma, questo cardinale guida l'entità è argentino, si cita un Papa che dice, va bene, però basta che sia della mia nazionalità. Non viene nominato. Ricchi, adesso si senta nei confronti della guardi, a dire la verità ho scritto cose ben peggiori sulla... Lo sappiamo, è già segnato, l'entità già ci fa l'evidenza. Allora, un giorno mi chiama, io mi mangio un brettino spunto. Scusi, dottore, verrete a presentare il suo nuovo romanzo nel nostro cinema. Io mi immagino quindi un cinema scarrupato, un parrocchiale con il sipario strappato, la macchina di muffa. Dico, guardi, grazie padre, vengo lei, venga, vedete, però io sul Vaticano ho sempre scritto grandi verità storiche che non gli fanno fare bella figura, insomma. E io dico, no, guardi, io sono contento perché così con lei ho completato il parterre. Allora ci sarà Camilleri, Christian Jean, Valerio Massimo Manfredi, De Crescenzo gli presenterà Corrado Augias. Si dice, padre, scusi, ma non è che rapporti ha lassù per mettere assieme per scrittori di tale carico e scuso il sottoscritto? E quello dice, no, io sono amministratore delegato delle edizioni Pauline. Quindi immaginate qualche cosa è successo. Le cose di riferimento importanti sono edizioni Pauline, anche lì sono le parrocchie, ci sono più nunzi, più edizioni Pauline in giro del mondo che nunzi apostolici. Ovviamente alzate la mano ben volentieri per partecipare e per fare domande a Marco qui accanto a me, perché insomma le curiosità sono sempre tante. C'è anche un riferimento proprio su sculture di opere importanti che non svegliamo? No, lo svegliamo, lo svegliamo, svegliamo tutto lui proprio, sculture proprio no, perché sicuro è bello, è bello, non abbiamo svegliato perché appunto c'è una scultura che, voglio dire, no, questo scultore Barnaba, innanzitutto raccontaci qualcosa su Barnaba, perché comunque è un bel personaggio perché unisce la sua grande maestria pratica, nel senso che non si fa problemi a fare lavori umili, con la sua grande talento artistico di scultore. Barnaba era un giovane ragazzo di bottega che va a lavorare con Fidia, e personaggio naturalmente di fantasia, che viene travolto dallo scandalo, per cui Fidia viene accusato di avere intascato l'oro e quindi è costretto ad andarsene, però i cattivi sono convinti che lui sappia dove c'è il colore, quindi cominciano a inseguirlo. Inseguendolo per il Mediterraneo, lui si riparte in una colonia della Magna Grecia, Reggio, una specie, e trova un padrone degli schiavi che chiama scolpire, e assieme scolpiscono due statue molto importanti per tutta la vita moderna di tutto il mondo. Pensate che tra le varie ipotesi della mano che ha fabbricato i peluzzi di Piace, c'era quella che almeno uno dei due sia stato fatto da un allievo di figlia, scappato dalla Grecia perché travolto dallo scandalo. Quindi alla fine vedete tutte le cose intorno, e questa è una cosa che io non sapevo, che ho scoperto scrivendo il romanzo. Una cosa di affascinazione per quello che c'è nei mari, no? sotto il Mediterraneo, cioè, la quantità di cose, speriamo di non scoprirlo presto, visto questi problemi, cioè questi 32 gradi che ci sono a ottobre. Ovviamente vi ricordo, alzate la mano, se no possiamo fare un gioco, nel senso, voi avete tutti il libro, molti hanno letto, no? Potete prendere una pagina a caso, leggere una frase e vediamo se lo scrittore si orienta all'interno di questa zeto, ma che aggresso lei e invece ho letto, ora se leggo un libro. Prego, non siete timidi. Perché insomma, prego, c'è anche una domanda da menzionare lei, è il più stile, prego. È un aggancio all'attualità. Allora, lei ha caratterizzato il Oswald Braille come un uomo di piccola statura, tale da suscitare l'ilarità in chi lo vede o disprezzo o qualche atteggiamento. L'ho fatto volutamente per dare un po' di leggerezza al personaggio, visto che è un personaggio molto intelligente, capace, eccetera. Questa è una curiosità. L'altra è un'opinione. Come vedrete la vostra Braille, la situazione attuale, visto che lui ha fatto un ex capo del Mossad, come
agirebbe in questa situazione che si può creare malaguratamente. Grazie. Allora, lo racconto se qualcuno si fido, mi perdoni. Oswald Trey nasce per una controcorrente dell'autore, cioè mentre io scrivo Le pietre della luna devo trovare un protagonista, non so ancora che diventerà un protagonista ricorrente, e dico ma mi perdoni, Fleming, non vorrei un James Bond, un uomo che le faccia tutte, le fa cadere tutte in amore, è un super figo. Pensi che statisticamente Bond ogni romanzo ne porta a letto 3 e ne bacia 2, quindi odoro un bicchiere di 2 fanno parte, se sono comprese le 3 o sono 5, non lo so, quella è la statistica. Odoro un bicchiere dice che è un Don Perignon del 56 e mezzo. Io vorrei, diciamo, un uomo normale. E allora pensi che stranezza le folgorazioni, ero lì che pensavo al personaggio, mi viene in mente la parete che sta nel palazzo prospiciente del Duomo di Milano. Quando ero bambino abitavo a Milano, io mi ricordo che c'era in cima un cartellone pubblicitario, 60 anni fa era un miracolo di elettronica nella lampadina che si accendevano, e delineava la figura di un omino che si toglieva il cappello di fronte a un paio di scarpe pulite. E, vista dalla piazza, sembrava un nano. Ecco il mio uomo, non un super uomo, ma un uomo che deve aver passato un sacco di difficoltà per diventare capo del Mossad, capo dello Shin Bet, vice ministro della difesa e primo ministro israeliano. Soprattutto all'epoca, diciamo, dei nostri sarebbe più purtroppo nella mano di tutti i casini. Io ho sempre detto, guarda, mi ricordo quando c'era il momento tricologico dei potenti del mondo, nel senso che tutti avevano problemi di capelli, ve lo ricordate, il nordcoreano che aveva il capello così, il barcellonese che aveva il caschetto, Trump che aveva il ciuffetto, l'inglese che aveva il capello dritto, diciamo, questi sono tutti dei matti con i capelli, quindi i capelli erano fatti strippare, se la rifanno con l'avversario di sempre. Però gli dicevo, guarda, non sarà il nordcoreano, il grande casino scoppierà quando metteranno piede nella città sacra delle religioni, Gerusalemme. E oggi l'hanno fatto. Per rispondere alla sua domanda, a me sembra assurdo che un servizio come il Mossad non sia stato al corrente di 2 anni di lavori per preparare un attacco. È una follia. Accidenti, questi hanno sparato 10.000 razzi nell'arco di 2 giorni. Continuano a sparare 450 razzi al giorno. Fammi dire cosa vuol dire spostare un armamento del genere, qualche movimento, sì che poi hanno le gallerie, hanno quello che, ma qualche cavolo l'avrà visto passare. Mi sembra strano che possano. E allora entra in ballo la malizia della politica, dice ma questi erano messi male politicamente, ogni giorno si avevano un gran macello, la riforma della giustizia, trovata grosse opposizioni, Israele era sul punto di veder traballare i suoi potenti, oggi invece è un governo di coalizione. Non dico che il cattivo sia una parte piuttosto che l'altra, il cattivo è chi attacca, punto. Però se uno è a conoscenza dell'attacco e non lo dice, diventa un gioco. Dalla NASA direttamente, una certa responsabilità qui. Ci aspettiamo una domanda un po' tecnologica, poi passeremo. No, più che altro è una domanda neoclassica. Buongiorno di nuovo Marco, una domanda a cui chiaramente, insomma, perché non ho avuto tempo di leggere il libro. Tu parlavi praticamente del cannoneggiamento del Partenone e il conto con Carola. Quanto questo? Quanto questo può aver influito soprattutto in Italia per la nascita del neoclassicismo? La domanda è un po' al buio effettivamente. Non lo so, sono due cose che corrono non parallelamente. A me sembra che il bombardamento sia del 1600 e qualcosa, 47 se non sbaglio. Il neoclassicismo è già in fiore.
Non lo so, non li vedo completamente, distaccate l'una dall'altra. Questo arriva e carreggia. L'importante è prendere Atene. I veneziani vogliono quella città. Se poi devono distruggersi, quando dico, ma comandante, abbiamo fatto saltare per aria il tempio, e questo dice, meno male, quindi sai, non è che stanno a guardare tanto se hanno distrutto il mondo classico oppure no. Vorrei subito dire greco antico, ma vi risparmio. Vorrei recitare l'Odissea Memoria. Ah, però. Benigni, dovresti fare anche tu a rispondere con Benigni. Il libro scritto della giovane Darani al liceo Osso, non è la catena del politico stivo, sorriso, sospiro, dai camatore, vino sauter, tenne, vede, spagna, incontro, non conto, politico, non avremo della rivista, è tutto falso. Sì, tra l'altro, è grave, la moglie che tu diventa la moglie, sono bravissime. Però per anni nuova. Allora, ci sono altri importanti? Forse c'è ancora tempo per qualche altra domanda, un'altra paio di domande, se no ti chiedo io qualcosa sull'elemento femminile, no? Perché alla fine i tuoi eroi, insomma, i tuoi personaggi sono maschili, sono femminili, quindi che differenza c'è nel scrivere personaggi femminili? Qua comunque ci sono tanti personaggi femminili, spesso sono figlie, sono mogli, c'è un personaggio che viene quasi ammaliata in maniera quasi, sembra quasi uscita da un racconto e le mie una notte, insomma, quasi quello che succede a uno di questi personaggi. Però chiederti appunto che differenza c'è, che fascino c'è, che piacere, se magari si evolve o cambia nello scrivere personaggi di un maschile e femminile. Adesso lo faccio, devo scrivere SOS qua per farmi capire devo dire. Allora, io vivo con una moglie, sempre quella, da 40 anni ormai, con due figlie, una cana e una gatta. Quindi non posso non essere oltre il femminismo, quindi non posso non dire che le donne, secondo me, hanno sicuramente qualche problema. Quando dico questo, mi immagino, cari signori uomini, immaginatevi con 37 due di febbre. Oddio, muoio, moglie, portami l'aspirina, portami quello che vuoi, purché tu riesci a non farmi morire. Io invece ho accompagnato Consuelo quando andava per due volte in San Marco e mi sono reso conto che se una cosa del genere succedesse a me, io morirei davvero soltanto di paura. Quindi solo per il fatto di sopportare il parto, una donna ha dei punti in più di noi, poi al di là di questo alla pragmatica, alla semplicità, alla mente più contorta di quanto non abbiamo noi, è molto meno ingenuo, è molto più sagace, ma quindi il mondo sicuramente andrà a finire nella maniera delle donne. Speriamo di servire ancora nel popolo. Speriamo che sia la prima possibile, ci sia un po' nel frattempo. Io sogno di stare a casa e cucinare, io ma io sogno invece un capo di governo donna che magari deve lì. Ma certo, quello che succede, no? Sì. Grazie mille, Marco Bonetti. Grazie Marco Bonetti. No, lo senti e a Bonetti per le cure. Adesso Marco ti prenderà le cose, no? E poi avvicinatevi che c'è, certo, l'abbiamo tutto. Avvicinatevi che c'è l'aperitivo. Grazie. Grazie.